il tritolo alza le barriere dell'indignazione e della reazione della popolazione, la violenza morale e la violenza da carta da bollo e la violenza di Stato ti distrugge lo stesso, non alza le barriere perché la gente non ci capisce più niente, e soprattutto quando ti fanno le campagne di delegittimazione la gente ti disorienta. Ecco perché a me tanta gente che ancora oggi rincontro girando l'Italia mi si avvicinano, un po' di timidezza, mi dicono: le posso dire una cosa? Prego. Posso, sicuro, sì, posso. Ma lo sa che lei è normale? Dice: scusa, ma perché mi fai questa domanda? No, perché sa, l'hanno dipinta la televisione, i giornali e le cose. Quindi io credo che noi oggi viviamo in questa strategia della tensione, cioè quella di delegittimare tutto, confondere tutto, utilizzare la violenza morale, della carta da bollo, il mobbing, il mettere nell'angolo chi mantiene la schiena dritta, chi si mette di traverso. Cioè questo è il tema preoccupante. Allora il compito nostro, politico, o anche chi ha delle funzioni come quello che fate voi, è quello di dare voce a queste persone, ad evitare che queste persone rimangano sole. Chiudo giusto con una immagine che la racconto spesso, che sono quelle immagini che ti rimangono scolpite, perché si parla anche di argomenti toccanti, di un medico poco prima che andassi via da Catanzaro, quando venne una sera nel mio ufficio a raccontarmi la sua storia con le lacrime, e lui voleva fare l'ospedaliere. Questo era un medico, voleva fare l'ospedaliere, e che non glielo facevano fare, lo disturbavano in tanti modi. Lui era uno che salvava anche parecchie vite umane, insomma a un certo punto lo misero sostanzialmente in condizioni di non poter più fare il suo lavoro, nel senso gli toglievano proprio dal personale parasanitario agli strumenti proprio tecnici per poter salvare le vite umane. E un giorno gli dissero chiaramente: ma tu non l'hai capito ancora, che l'ospedale non deve funzionare, perché se l'ospedale funziona, ma vedi quella clinica che sta di fronte all'ospedale, finanziata con i soldi della regione, che apparteneva a un certo giro di politici, di imprenditori e di notabili, la gente non ci va più in quella clinica, perché se l'ospedale funziona, in ospedale tu vai per farti curare, non c'è più necessità che tu vai alla clinica dove vai. Allora a queste persone qualcuno ci deve dare voce, perché se non gli dai voce queste persone impazziscono. E anche oggi un altro tema interessante, e non a caso sono andato poco tempo fa a Leonardo Bianchi di Napoli, un ex ospedale psichiatrico. Io sono molto interessato al tema della devianza, perché siccome mi hanno dato sempre dell'antropologicamente diverso e del pazzo, sono molto curioso di un altro dibattito: chi è il normale, chi è il diverso, chi è il deviato. E c'è, vedo qua che c'è il manifesto da qualche parte, c'è un grande articolo, qua c'è un conflitto di interessi perché uno scrittore napoletano, Domenico Starnone, ha scritto sul manifesto qualche anno fa normale devianza. Cioè, se voi ci riflettete, tempo fa si parlava i servizi segreti deviati, il poliziotto deviato, il giornalista deviato, il magistrato deviato. Oggi si è ribaltato: chi è il deviato è il normale, cioè sta al potere, sì. E chi non è deviato è diventato deviato. Quindi la normale devianza. E qua, se non metti in atto una riscossa morale e una rivoluzione culturale, non esci.